bentornati in questo nuovo video con i Tigers. Io sono Lolo K2 e io sono Matti Ten. E oggi siamo su Zelda Breath of the Wild. Questo qua è il sesto episodio, se non cambio. Allora, devo dirvi le cose. Prima, mentre off camera, ho giocato io. Ho ricominciato il gioco per prendere questa tunica antifreddo che l'ha scoperto di un youtuber. Quindi, se lo youtuber sa chi è e mi sta guardando, ti ringrazio molto. Magari. Adesso, noi dovremo sorpassare i Monti Gemelli per andare nella nostra destinazione. Ma prima volevo prendere dei bei funghi che sembravano molto interessanti. Non ricordo il riguardo di Monti Gemelli. Che cazzo succede? Oddio. Cos'è? Che cazzo è? Oddio! No, ti prego. Oddio, un mini boss! Sassorok! Allora, mentre combattiamo, volevo dirvi che avevo anche preparato delle pozioni speciali, del tipo delle pozioni che aumentano l'attacco, che fanno diventare silenziosi. Tutto ovviamente in presenza di me, guarda. Vai, cadi, testa di minchia! Vai, uccidilo ora! Sali su di lui! Non devi salire, devi ucciderlo. No, devo salirlo. Non posso, non gli faccio niente a lui, Devi salire. Allora, prima di tutto, dov'è la pozione che aumenta l'attacco? Porca miseria, quanta roba hai preso! Tanta! E adesso diventiamo più power! Se non ha bevuto niente, che ha fatto solo così. Non c'ho la spada! No, sono caduto! Che scemo, non avevo la spada! Che pirla! Ma meno male che te ne sei accorto. Oddio! Dai, aspetta che mi lancio anche quello, così poi cade e poi... Lancialo il tuo sasso! Ora! No, se l'hai ricreato, bastardo! Bastardo cane... Io non avevo idea che qui ci fosse un mini boss! Dai! Vai, uccidilo! Facciamo cadere, mi raccomando. Tanto poi mi butta giù. Tipo ora, quindi adesso mi butto un attimo giù perché so che fa eco, faceva questo per scrollarmi. Si vedeva che vibrava. Che ritardato, cazzo, che sei. Dai, lanciali sti bracci, lanciali! Non è neanche a metà. Ha lanciato un fungo. Troppo uccide te, però vabbè. No, non mi fa niente, tanto quando si abbassa per rifare. Adesso si abbassa. Ora, salta! Testa di... Salgo da dietro. Cosa è successo? Hai picchiato la testata. Come ho fatto? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dai! Via, perché adesso si scrolla. Vai, ritorniamo su ora. Facciamo apposta. Veloce. Ok, aspettiamo che si scrolla. Vai, lo prendiamo da dietro. Che sta la frase. Dai, muori. Sta per rompersi. Boom. Oddio, quanti minerali. Rubino. Questo l'avevamo ancora ottenuto. Va bene, dopo questo imprevisto direi adesso prendiamo un attimo sti funghi e ci vediamo alla torre dei gemelli. Va bene. Già qui mi dice alcun sacro nelle vicinanze, allora c'ho ancora un po' le pozioni. Allora io direi, dobbiamo andare dentro le monte. Oddio, perché si sta tuffando di testa? Di testa? Testa. Cazzo, c'è il wifi. Vai! Ragazzi, il wifi è buono. Ho anche... anche inoltre da questo youtuber ho anche imparato altre cose. Ti ricordi quei macchinari che tipo ci shottavano con il laser? Se adesso io faccio così e premo A, faccio una cosa chiamata per che respingo l'attacco e li rimando contro di loro. Così. No! Aspetta che lo aggiungo alla lista del cazzo che mi hai presa. In realtà se ne ferirà. Si va avanti. Qua c'è un sacrario. Mi dice che c'è un sacrario. Eccolo lì! Ecco! Vai, andiamo al sacrario. Sono veramente euforico. Tra l'altro questo è il quarto, ridai. Ragazzi, ma... ridai, Ragazzi, voi non lo sapete, ma io sono un euforico. Tra l'altro questo qui dovrebbe essere... Adesso con questo ne otteniamo 4 livelli, quindi potremmo aumentarci il vigore. Ma un cavallo, premendo questo tasto, ti ricordi che nel terzo episodio, nel quarto... Mi prende proprio il telefono, fallo. Nel quarto episodio ti avevo detto che questo tasto che fischiava serve a qualcosa. Richiama il cavallo. E io ne ho registrato uno. Allora, che cos'è che dobbiamo fare? Oddio. Ma che cazzo? What the fuck? Cazzo hai fatto? Ho fatto scendere una pallina. Che figo, abbiamo attivato un pannello. Aspetta che arriva il cannello. Il cannello, pannello. Il cannello. Vada, non ci incisco. C'è l'occhio di Ra. Anzi, io sono Akab, non l'attendo.
cazzo fai? Non lo potevi farlo prima, no? No, è che sennò pensiamo di cadere. Allora, qui come devo fare? Forse la seconda. Ah, aspetta, guarda, 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 eh! Vai! Vada, vada! Francesco! Non copiarmi le battute. Io sto copiando le battute di quel coglione di Rollo K2. Tu lo conosci? No. E siamo arrivati! No, non è vero. Ci manca ancora un po' di strada. Come fai a non conoscere Lollo Kaga comunque? Allora, dai. Ah, ho capito, devo fargli il salto. Cazzo. Game over. Ah, è rispawnata. E se si diceva game over? Fuck you. Cazzo. Dai, oh. Minchia quanto siamo forti. Ah, no. No. Buttiamoci giù. Giù. Morti anche qui, che bello. Adoriamo morire. Game over, adesso dobbiamo fare. No, no, rispawniamo qui ma con un cuore in meno. Aspettaci. Tanto mentre andiamo mangiamoci una mela a caso. Così. Bene. Un altro non ne vuoi? No, sono sazio. Allora. Adesso se passava sotto picchiava la testata questo. Come cazzo? C'è uno scopo. Ormai non posso più. Cosa? Magari se tipo lì mettere una. Ecco, se vado a prendere uno di quei barili. Oddio! Bene, un altro! Mira di merda! Se tipo prendo uno di quei barili, lo metto al posto là e riesco a prendere lo scrigno. Adesso vedi, se riesco. Intelligenti. Illuminati. Ma quanto ma si toccano! Ma è l'altro salto. Perché a me piace che lui è adesso a terra e le mani sono appese sul vuoto, guarda. È vero! Si solleva con cosa? Io sto perdendo cuori! Allora. Quari? Quadri. Mai sentito il quadro? Aspetta, come facciamo allora? No, ah no, non possiamo ma niente. Ma è fatto di metallo? Eh sì che è fatto di metallo. E non potevi prenderla con la calamita? Giusto. Oh, ma te sei un genio. Adesso ci interessa quello scrigno! Igno! Igno. Allora, lo buttiamo, lo facciamo già cadere lì. In testa. Ovviamente in testa. Ok. Finira. Un po' più in là magari, ecco così. Giù, giù. Perché lo deve mettere sul... Vai. Allora, adesso arriviamo un attimo lì, ridai, Mamma mia. Se ci dai un attimo arriviamo. Dai, veloci, guarda che se ne vada! Okay. Che velocità, zio. Zio. Adesso lo mettiamo lì sopra, così almeno facciamo le cose. Capito? Tutto. Vai. Ora, è in salita e quindi posso andare a prendere il coso. Mamma mia, allora quanto sei genio. Ma non è anche il coso, lo scrigno di metallo? No. No, non è di metallo, di pietra. Andiamo un po'. Bandana nella scalata. Scalata più veloce. Ah sì? Ma non te lo farà venire il mal di testa. Sai che ti dico? Mettiamocela. Minchia, quanto sei gnocco. Sono un pirata. Che poi scusa, l'orecchino. No. L'orecchino era dove è sbucato. No, ci aumenta, aumenta la scalata almeno. E adesso come minchia torni su? Ah beh, è la scala. Butta giù il barile a caso. Va bene. Me l'ha chiesto lui. Sono colpevole ma me l'ha chiesto lui. Ciao. Adesso cade anche tu insieme a lui. Vai. Ai dai, siamo arrivati. Dalla sciura. Ma ti sei comprato un cappello nuovo, carino. Eh sì, perché non sono tutti nella stessa posizione. Sì, sei bello. Sei bello e fine della storia. E me le mani del telefono ne abbiamo 4 ora. Quindi io cambiando a aumentarmi il vigore molto probabilmente. Che stava tenendo in mano? Crappi l'asse di ghiaccio sull'acqua che puoi usare per arrampicare e sollevare altri oggetti. Questo lo sapevo già. Può sembrare stupido, sono le 7 e c'ho sonno. Di già. Io inizio a sentire. Io ho completamente cadere in giù. Dai. Alle 7.50 abbiamo anche il 3. Ma notare che c'ho anche le rupie. Alle 7.50 abbiamo anche la pizza, andare a pigliare. Va bene, sì, allora. Sì, mangio già i pesci. Andiamo avanti. Guarda. Adesso io lo lascio lì. Guarda. Adesso vanno tutti di là. Pum! Minchia. Me vanno a fuoco! Che bello! Ma quindi sono ancora vivi, bastardi. Aspetta, guarda. Lasciare, no. Un'altra cosa. Se lanci. Guarda, se vabbè, ma se mi seguono 50. Che stai facendo? Andiamo a prendere quello con l'arco. Allora, se lanci una spada, un oggetto che sta per rompersi a un nemico, ti garantisco che gli fai più male. Adesso ci equipaggiamo un'altra spada.
Anzi, giavellotto. Che figata. Qui farebbe comodo il mio cavallo, ma non ce l'ho. Aspetta, io non ti ho anche detto che ti ho sbloccato delle frecce elementari. Di fuoco, di ghiaccio ed esplosive. Esplosive! Cosa vuoi fare di ghiaccio? Lo ghiaccio. Ma poi si può sghiacciare. Lo so, però lo uccidi in tempo. No? Lori, usa quelle esplosive, dai. No, perché sennò muoio anch'io, eh. Mi faccio male anch'io. E ecco quello scrigno. Ma un omaggio! Perché noi qui siamo potenti. Noi qui siamo potenti, raga. Dai, Lori, il quarto d'ora che stai giocando. Su, basta, dai. Va bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Boomerang! Allora, se non sbaglio, boomerang, dai, se è un, se è come un vero boomerang, dovrebbe... Proviamo a fare una cosa, allora. Ah. Bello. No, aspetta, prima lanciarlo. Ecco un altro stallaggio. Aia. Ecco, questi sono gli stallaggi. Eccolo qui, lo sacrario. Facciamo anche questo. Lo sacriale. Il sacrario. Facciamo anche questo. Ma da, è un altro, questo. Questo ha le spine. Allora, aspetta. No. Come cazzo? Ah, guarda, guarda. Grazie. Guarda che questo è un te l'ha segnato sulla mappa, è un altro quello. Questo è nuovo, lo so. Allora, la via dell'acqua. Aspetta. Io, no, attraversa lì c'è il ponticello. Ma quale ponte? Lì, a fianco. Ma dove cazzo è il ponte? Lì. È quello. Lo so, però io devo... Come faccio a salire, se no? Guarda, No, aspetta, adesso io voglio provare una cosa. Si possono fare anche laterali? Si possono fare anche laterali? Com'è possibile? Aspetta. Lo vedi? Ole. Qua devi farlo un po' più alto. No, devo farlo un po' più basso. Se no non ci passo. Non c'è. Allora, di questi tipi di ghiaccioli, tipo, se ne possono fare con un massimo di 2-3. Perché adesso tipo ne faccio un altro, il primo che ho fatto, che esplode, guarda. Visto che è esploso quello là. Tu guarda, senza volerlo abbiamo scoperto uno scrigno. Quindi direi andiamoci. Occhio, perché adesso ne dovrai fare due, ti si romperà uno, quindi. Si rompe il primo. Ma adesso come faccio? Ah no, ho capito, faccio tipo a scaletta. Se li ti butti addosso. Non è esploso. No, era quello in basso che è esploso. No. Sì. Non ho sentito niente. Perché non si sente. Vediamo un po' qui cosa c'è. Rupia vola, ne vale 50. La rupia è la moneta del gioco. Ma già lo si sapeva. Antana. Bene, che cazzo sto facendo? Cosa, perché? Sì, perché ti scopi un coso? Un palo. No, un altro enigma. Aspetta un attimo. No, è un palo con i cubi. Sai quanto mi scoprirò? Lo devo fare con i culi. Allora, aspetta. Ma è tutto mongolo, perché li butta giù per terra? No, perché vanno su di giù per terra. Allora, devo fare in modo, tipo ne metto lì per bloccarlo. Poi ne metto l'ho bloccato uno lì. C'ho dall'altra parte. Aspetta, ho capito, guarda. Devo bloccarli in quel modo. E ghiaccia. Ori. Cioè, ma chi cazzo? Ma chi sono? Adesso. Non potevi attraversare prima? No, perché adesso non mi apri la porta. Sono bloccato. Questo rumore vuol dire che c'è qualcuno. No, non c'è nessuno. Vuol dire enigma sbloccato. Ah, strano. Eccolo lì l'altro tipo. Buongiorno. Sì, bello, sei bello. E poi cos'è? Maschio o femmina? Entrambi. Boh. Non si vede la faccia. Io però devo guardare l'orario perché poi ci abbiamo le vabbè alle 8 e siamo a 5 emblemi. Che biddu. Va bene, c'è qualcuno. Sì, che qui ci sono le persone. C'è un Gianfranco che pace. Devi parlare, dagli la voce giusta. È una femmina. Buonasera. Giusta. No, dai, non fare così. Buonasera, non ti ho mai visto da queste parti. Sei in viaggio? Potrebbe esserci ancora rimasugli. Sì. Della grande calamità in giro per Hyrule. Si stenta a credere che sia davvero finita. Allora è scorreggiato? No. Cioè, ci sono ancora dei mostri in giro e la zona circostante il castello di Hyrule è in suo subbuio. Poi non ho fatto niente. Se vuoi continuare a viaggiare ti consiglio di portarmi qualche pozione. Ce l'ho già.
Già te ne vai? Sagisa si chiama. Io non starò un po' qui ad ammirare il sacrario. Vabbè. Bene, allora ciao. Se ti eccita. Ci vediamo mai. Se ti eccita così tanto, guarda. Ecco, guarda, ti insegni a cucinare. Stallaggio dei gianelli. Ah, autoguarda un po'. Che cazzo di cavalli sono? Sono ciccioni. Allora, adesso noi prendiamo un paio di funghi a caso. E ci facciamo un bello spiglio di funghi. Cazzo. Riprendili tutti prima che vadino a fuoco. Bene, tentativo di cucinare fallito. Cucina, ma ritentiamo. Con questo puoi anche fare le pozioni. Sai tipo le robe di goblin lì? Goblin. Puoi usare insieme agli insetti per fare la pozione. Ti faccio? Ti farò io da guida locale. Ok, allora. Benvenuto allo stallaggio dei gemelli. Che ne dici di questo posto? Non è fantastico? Dagli una voce, dammi un pappetone. Forse non ci crederai. No, tipo, forse non ci crederai. Forse non ci crederò, ma tanto tempo fa questa zona è stata quasi rasa al suolo dalla calamità. Sì, ce ne hanno già parlato. Ma poiché gode della benevolenza dei monti gemelli, trabocca di nuovo di vita. Hai notato che sono gemelli? Ecco perché si chiama gemelli. I gemelli si ingroppano. Questo si chiama Ussaren. Anche i cavalli selvatici sono tornati. Insomma, questo posto è di nuovo in piena attività. Come leggo di merda per colpa di questo raffreddore. Posso chiederti dove stai andando? Il villaggio Calbarico, non so. Il villaggio Finterra. Sono entrambi vicini. Cavalli selvatici. Dobbiamo andare al Calbarico. Calvari. Il villaggio Canario. Dai. Il villaggio Canario è il villaggio... Canario, Calbarico! È il villaggio in cui vive la stirpe Shaky. Shaky. Ma a tempi antichi essa aveva creato tantissimi meccanismi ingegnosi che quasi parevano magia. Per questo motivo venne considerata una minaccia del re che la bandi e ne faceva. Dai, non fare così, leggi bene! Disperdere tutta la popolazione. Sto facendo apposta. No, non mi fanno apposta. Se lasci questo stallaggio. Dai! Che cazzo sai che magari può essere stallaggio invece di. È stallaggio, lei, vai! E sbocchi. E imbocchi. No, vabbè. La strada verso nord. Ti troverai davanti a un grande ponte. Attraverso e prosegui per il sagnero finché non arrivi all'entrata del villaggio Calvario. Vabbè. Se conosci bene le strade di questa zona, chiedi pure a me. Volevo anche sapere del villaggio Finterra. Il villaggio Finterra si trova al margine di Hyrule. Non è stato particolarmente colpito dalla calamità e tutti hanno continuato a vivere senza troppe preoccupazioni. Oh, calma. Ho sentito dire che anche. Dai, fai il segno, porca! Oh, guarda che. Dagli la voce giusta, dai! Non siamo artigi, deve essere una cosa divertente! No, ma dagli la voce giusta almeno! Cazzo, ne so io come parla questo! E dagli un tono, stando dai baffi! Ho sentito dire. Questo è buono! Che hanno un concerto di ricerca. Un certo video. Pare che lì ci siano degli scienziati un po' strani che la gente si guarda bene da avvicinare. Da qui prosegui verso nord e ti troverai davanti a un bivio. In bocca alla strada che va verso est e prosegue dritto. Yeah. Esso è un po' lontano. Sì, il cavallo ce l'ha a piedi, ma a me se un cavallo ci ha in agenza calabra. Se conosci bene le strade della zona, chiedi per me. Tutto sembra esattamente. Che palle però, chi dice arrivederci va avanti a parlare. Ok. Questo si chiama invece. Dai un po' la stessa voce. Benvenuto allo stallaggio, registro da un cavallo potato e un te. Pensiamo a tutti noi. Allora io non sto prendendo in giro quelli che hanno la emotion. Però dagli la voce giusta. Ecco. Puoi prendere un cavallo. Eccolo qui il mio cavallo. Nocco. Si chiama Lea come il mio cane. Perché? Che problemi c'è? Non lo so, non sapevo che nominarmi. Cioè, dai. Max! Max. Ma sì. Vabbè, te lo faccio un attimo vedere, va? Prendo il cavallo. Ovviamente, tra parentesi il cavallo. Però sta banana non mi piace tanto, Sta banana? La bandana. Mi sa che la tolgo. Per parlare con qualcuno mentre non ricorda che puoi parlare solo quando vai piano. Devi essere serio per quando qualcuno parla. Cosa vuol dire che puoi parlare quando vai piano? Allora. Tu vuoi assassinarlo, poverino. Dopo che ci ha dato il cavallo lo uccidiamo. Sta banana non mi piace, mi dispiace. Dai, lo preferisco con i capelli. Allora, adesso ti. Guarda, se ti schiamo un po'. Cos'è un tuffo corno? Parliamo un attimo con la gente del posto e finiamo il video. Oh, scusa. Ero talmente
totalmente assorto. Ero totalmente assorto nei miei pensieri e non mi ero accorto della tua presenza. Scusami tanto. Scusato. Ho svolto ricerche giorno e notte per riuscire a scoprire il mistero della luna sanguinante. Allora, te la posso dire io, non c'è bisogno che... È inquietante. Allora, te lo spiego io. Quando c'è la luna rossa, lo spirito di Ganon diventa sempre più forte, quindi tutti i mostri che abbiamo ucciso ritornano. Quindi è presente il golem che abbiamo appena ucciso? Sì. La prossima luna rossa ritorna. Ma io non l'affronto. Che figata! Non l'affronto. Sì, l'ho vista. Non ho cagato, fratelli. Allora, non c'è idea, lascia che ti racconti. No! Lo so già! Lo so già! Vedi, questa è la cosa che mi fa incazzare. Tu dici, arrivederci loro. Sai... Questa è una sanguinante, sì. Ciao. Ciao! Vai, continua a schiacciare giù. Bene, ciao. Allora ragazzi, il video qui è finito. Se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate quel che vi piace, perché noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie.